L'esercito non è solo addestramenti e guerra, ma significa prima di ogni altra cosa assicurare la tranquillità nel paese. Ma un paese non è fatto solo di cittadini, ma anche di risorse naturali, come gli animali. È questa la lezione che ha insegnato Erik Jiri Pricco, un soldato estone che durante un'esercitazione in un bosco ha incontrato qualcuno di davvero inaspettato. Prima di iniziare, non dimenticatevi di lasciarci un mi piace, iscrivetevi al nostro canale e cliccate sul campanello delle notifiche per altri incredibili video. Erik Jiri Pricco e i suoi compagni erano coinvolti in un'esercitazione militare nei pressi del lago Vorstjärv, nella parte meridionale dell'Estonia. Mentre vagava da solo nel bosco, Erik sentì dei rumori strani. Sembrava il pianto di un cucciolo. Poi, all'improvviso, vide una creatura emergere dai cespugli. «Ho sentito un animale piangere e poi ho visto questa creatura venirmi incontro», ha raccontato Pricco in seguito. «All'inizio pensavo fosse un cane, poi mi sono accorto che era un piccolo alce». Il cucciolo si avvicinò ad Erik e lo guardò per qualche istante prima di decidere. Quell'uomo non sembrava una minaccia. Erik si sedette lentamente per terra per non spaventarlo. «Sembrava che volesse dirmi qualcosa», racconta il soldato. «Poi ho capito, aveva fame». Mamma Alce non sembrava essere vicina. E alla fine Erik decise di chiamare un veterinario per chiedergli consiglio e aiuto. «È un istinto naturale voler prenderci cura di un bambino, indipendentemente dalla specie a cui appartiene», ha detto Erik sorridendo. Pochi minuti dopo la telefonata, il veterinario arrivò da Erik con un biberon pieno di latte per nutrire il cucciolo. Tuttavia, sapevano che la cosa migliore era lasciarlo lì e sperare che la madre sarebbe tornata a prenderlo. «Era una scommessa importante», ha spiegato Erik. «E se l'avessimo persa, non avrei mai potuto perdonarmi». Purtroppo, Erik e i suoi compagni non potevano più fare niente per quel cucciolo. Dovevano lasciarlo lì e sperare che la madre tornasse. Se si fossero fermati con lui, mamma Alce avrebbe potuto spaventarsi e abbandonare il piccolo. «Quella notte fu estenuante. Non riuscivo a chiudere occhio», ha raccontato Erik. «Non facevo che pregare». Appena sorse il sole, Erik saltò in piedi e corse nel bosco con il cuore in gola. Poi i suoi occhi si riempirono di gioia alla vista dello spettacolo più bello che avesse mai visto. C'erano delle impronte fresche, alcune piccole e altre più grandi, ha raccontato emozionato. Mamma Alce era tornata a prendere il suo cucciolo. «È stato un momento emozionante che ha ricordato a tutti perché facciamo quello che facciamo», ha concluso. «Qualcuno in difficoltà va aiutato, sempre, in ogni caso, qualsiasi creatura sia». Questo è tutto per oggi. Grazie per aver guardato questo video. Alla prossima storia. Ciao!